Mille modi di avere una relazione amorosa, poliamore, coppie aperte, ce n'è di tutti i gusti, relazioni multiple. Vorrei aprire questa serata, prima di passare la parola alla dottoressa Fontana, che con me tiene questo salotto psicologico, con una citazione di una grandissima donna, mia zia Pia Rame, che disse: fino a 5 è amore, poi comincia l'orgia. Mi sembra che sia in tema con la serata. A lei, dottoressa, la parola. 1, 2, 3, via. Buonasera, buonasera, ciao Jacopo. Oggi veramente una puntata molto accattivante. Parliamo di amore, ma di amori particolari, no? Perché ormai ci siamo aperti verso altre forme di relazioni. Parla per te. Io parlo per il mondo, per le persone che ci seguono, né per te né per me in particolare, per tutti noi, per l'amore, ok? Quindi stasera ne parliamo in compagnia di Ameya Canovi. Benvenuta, Ameya, Buonasera, benvenuta. ciao Ilaria, ciao Jacopo e ciao Doris. Ciao. Ciao Doris, buonasera, brava Meia che c'hai, no, hai pronunciato la persona senza la quale questo appuntamento sarebbe impossibile. Doris. Allora, quindi parliamo di amori, parliamo di amori particolari, non convenzionali, diciamo, no? Se noi immaginiamo che la coppia è la forma d'amore alla quale noi siamo abituati, no? La relazione, tra due persone che si uniscono, prendono un impegno e costruiscono nel loro futuro una progettualità, qualcosa insieme. Questo è quello che nel nostro immaginario è più frequente, è noto, ma non è l'unica forma di amore, vero Meia? No, no, assolutamente no. C'è un sottobosco di varie configurazioni amorose e ognuna con una sua origine psicologica. Quindi vorrei intanto salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando e dare il benvenuto a chiunque si voglia sintonizzare, specificando che questa live non ha nessuna pretesa di essere un trattato scientifico da un lato e nemmeno di essere un banco dove vengono giudicate queste formule, no? Relazionali, queste figure geometriche allargate, perché noi siamo abituati alla diade, no? Alla coppia, mentre invece poi nella realtà questa coppia si è venuta trasformando sempre di più, anche se Ilaria e Jacopo vorrei che riflettessimo sul fatto che forme allargate di relazione sono sempre esistite, hanno solo nomi diversi, perché le concubine del re ci sono sempre state, l'harem c'è sempre stato, c'è una tribù di eschimesi dove vige il matriarcato, dove la donna può avere quanti mariti vuole. Il tradimento c'è sempre stato, le triangolazioni pure, quindi quello che di nuovo, tra virgolette, che si affaccia su queste nuove culture relazionali sembra proprio essere il poliamore. Ma che cosa differisce il poliamore? Per definizione il poliamore è una relazione dove si rinuncia all'esclusività. E dove viene messo al corrente, dove più relazioni amorose e intime sono così vissute all'interno di questa relazione allargata, dove tutti sanno tutto, no? E anche qui poi ci sono varie sottotipi di questo tipo di relazione, dove ci sono appunto, non è vero che non c'è la gelosia, ma la gelosia viene condivisa, tutto viene condiviso. Beh, quindi diciamo che ci sono tante formule che tante volte esistono e noi nemmeno
ne siamo coscienti, ma invece non solo nel nostro paese, ma veramente nel mondo, ci sono tante modalità di stare insieme. Una di queste, appunto, come dicevi, è il poliamore, anche questa caratterizzata da alcuni elementi ben precisi. Proviamo, no, a dare degli esempi, altrimenti sembra che esiste l'unica formula, come dire, regolare, che è quella della coppia, e tutto il resto è un po' un via vai di gente che si mischia e si scambia. Non è proprio così. Nel poliamore ci sono delle regole, no? Dicevi. Sì, c'è intanto quella della trasparenza, dell'onestà e della condivisione, però ci sono coppie poliamorose che includono una terza persona o anche più persone, ma non è necessariamente praticato l'atto sessuale, ci può essere un innamoramento, così semplicemente provare dei sentimenti dichiarati per un'altra persona e includerla come ricchezza, come arricchimento dentro la coppia. Ora, quello che normalmente si conosce, no, nel collettivo finora è quello di, non so, la coppia aperta. Che differenza c'è fra una coppia aperta e una coppia poliamorosa? La coppia Amelia, aperta. Fermati un secondo, colgo l'occasione di fare questa domanda che tu stai ponendo, la rigiro alle persone e secondo voi che differenza ci sono, no, tra tutte queste forme di amore? Scriveteci, fateci domande, diteci anche voi se avete mai sentito parlare di altre modalità di stare insieme che non sia il classico stare appunto nella coppia, no, a due. Dici a Esatto, me. no? Quindi abbiamo la coppia aperta, abbiamo lo scambio di coppie. Io ho fatto una ricerca che si trova sul mio blog di troppoamore.it e tempo fa avevo fatto questa ricerca, Ilaria, no? Ho intervistato delle coppie che praticavano lo scambismo da un punto di vista psicologico, perché ripeto, a volte le persone arrivano, no, in seduta e hanno la paura di essere giudicata per le Certo. pratiche sessuali, per le modalità relazionali. Questo non è lo scopo di uno psicologo. Tra l'altro, uno dei miei articoli più gettonati è stato un articolo su Repubblica Donna, dove il titolo era Amo un uomo sposato. Quindi queste forme ibride di relazione sono veramente presenti nella nostra cultura, quindi non c'è nessun tipo di giudizio. Lo scopo di noi psicologi è di comprendere la psiche della persona e che cosa muove una persona a ricercare una coppia tradizionale, se possiamo chiamarla così, oppure di che cosa la spinge ad aprire il proprio matrimonio all'esterno, a tradire, quindi a non dire che c'è un'altra relazione parallela, a mettere in comune. Sono delle scelte che non vanno assolutamente giudicate, vanno classificate. Quello che avevo compreso, non so se vuoi che lo diciamo già, la differenza fra una coppia aperta, il poliamore, lo scambismo, il feticismo, no? Che è annoverato nel DSM-5 come parafilia. E quindi cosa succede? Che se due persone sono consenzienti, tutto va benissimo. Laddove il comportamento sessuale o la pratica porta un disagio, allora l'individuo porta questo tema come sofferenza all'interno del percorso di sostegno. Noi qui stasera parliamo semplicemente, descriviamo, no? Raccontiamo queste forme senza scendere nell'analisi. Senza assolutamente trattare questi temi come patologie, ma sono configurazioni geometriche della relazione, forme relazionali diverse. Sì, Quindi, descriviamo. Jacopo, come stai? Jacopo, sta silente. Mi pigliano in giro perché ho un ascesso, la febbre, ho fatto il tampone, non c'ho il Covid, ma sto a pezzi. Vabbè, visto che fate questa interruzione sulla mia salute, vorrei che gli spettatori notassero i progressi che stiamo facendo con questo salotto psicologico, perché stasera il dietro della parete di Ameia è uguale al maglione di Ilaria.
e la prossima volta vedete che scambiamo, perché anche Ilaria ha un muro verde a casa e anche Ameia ha un golf verde, quindi possiamo fare delle cose meravigliose che spero. Questa Forme di è la nostra scambismo. regista e ispiratrice filosofa Doris Corsini che tira Non fuori queste sappiamo idee lei di che geniali. colore è. Il Vabbè, mio io amore però per i colori sta diffondendo, no? Si sta ampliando. volevo portare una mia esperienza, cioè io quando avevo 21 anni, 20 anni, mi trovai una storia d'amore travolgente e partimmo per il Portogallo. Io ebbi la buona idea di dire a lei all'aeroporto: comunque non ti preoccupare durante questo viaggio perché io sono per la coppia aperta. Arrivati a Lisbona, la quarta notte lei si mise, eravamo in una specie di comune, c'era appena stata la rivoluzione dei fiori in Portogallo, e lei si mise, io andai a letto perché avevo un ascesso, ogni tanto nella mia vita ho avuto degli ascessi, e D'accordo. mentre mi alzavo dalla stanza dove c'erano una decina di ragazzi e ragazzi, vidi uno bellissimo, più alto di me, più robusto di me, brasiliano, che si avvicinava a questa ragazza e passarono la notte a ridere e a scherzare, forse fare anche altro, nella stanza vicina, mentre io andavo in coma totale. È stato uno dei colpi più duri della mia vita. Sono rientrato in Italia con la faccia così, perché l'ascesso proprio mi è scoppiato, un dolore pazzesco. Cosa voglio dire? Voglio dire che il grosso problema è che a volte si fanno delle scelte ideologiche. Io penso che questo sia giusto, per cui lo voglio mettere in pratica. Ecco, io credo che bisogna stare molto attenti. Perché? Perché far l'amore in due è difficilissimo, far l'amore in tre è una cosa di una complicazione mostruosa, poi 4, 5 diventa il casino totale, ma soprattutto c'è un meccanismo per cui difficilmente entrambe le persone vivono la cosa con uguale libertà. Molto spesso c'è una persona che manipola l'altra persona e la sottopone a una serie di ricatti subliminali, di meccanismi di manipolazione, eccetera, eccetera. Per cui ci sono molte persone che accettano questi rapporti complessi, ma con grandissima sofferenza. Io a un certo punto ho deciso che non mi interessava essere geloso, non mi interessava quel tipo di atteggiamento nella vita. Posso tollerare se la persona con cui ha una storia con qualcun altro, ma ci sto male, e mi incazzo. Ma mi incazzo più con lui che con lei, perché poi penso che tra maschi sia anche giusto scontrarsi, no? È una cosa naturale. Gli scimmioni si scontrano, no, non mi è mai successo in realtà, ma voglio dire, se mi devo incazzare con qualcuno, mi incazzo con lui, non mi incazzo con lei, perché Beh, ecco, ma io vedo. sicuramente, come stai dicendo tu, l'equilibrio è molto, molto delicato e difficile da mantenere. Ma il problema, Ilaria, è se l'equilibrio è vero. Io Certo. nella mia storia, visto che negli anni 70 la coppia aperta andava veramente molto forte, ho visto delle situazioni di grandissimo dolore. L'unica situazione in cui io sono stato dentro e sono stato tradito, ma non ho sofferto, è stato con una fanciulla che me l'ha detto dall'inizio, cioè. Dopo il primo bacio mi ha detto: senti, però guarda, io non mi interessa avere una storia solo con te. E diciamo, il finale di questa storia è stato meraviglioso, cioè lo sviluppo, perché praticamente io a un certo punto vivevo a casa sua, ma il giovedì era Amanti, quindi io dovevo trovarmi un altro posto dove andare a dormire, proprio venivo cacciato di casa, abbandonavo le valigie, facevo una borsetta, però lei era molto affettuosa nei miei confronti e comprensiva, perché telefonava una sua amica e io ero famoso perché arrivavo nelle case che mi ospitavano, avevo vissuto a lungo a Roma senza casa, la mia capacità maggiore era arrivare in una casa, lavare i piatti e mettere a posto la cucina, e questo già mi rendeva, negli anni 70 ero desideratissimo. E in più, diciamo, poi c'era anche un incontro erotico approfondito con la fanciulla, che ero una specie di toy boys, che venivo giravo nelle case di questo giro di amiche. Tutti i giovedì, in una Quindi la tua situazione così. compagna aveva un atteggiamento anche di premura, cioè
si occupava Certo, anche allora della sua compagnia. devo dire che in quel caso lì non è che soffrivo molto, Eh perché beh. poi lei era molto attenta, mi sceglieva delle ragazze che potessero andarmi bene, che avessero un carattere Dai. gentile, perché io sono sempre stata una persona molto non aggressiva, per cui vabbè, volevo dirgli Cosa che non questo. ha funzionato allora? Perché per come tu lo stai No, ha raccontando funzionato era benissimo. perfetto. Ha funzionato benissimo, poi a un certo punto io mi sono trovato nella disgraziatissima situazione di essermi innamorato follemente di un'altra ragazza, che tra l'altro per un certo periodo abbiamo vissuto nella stessa casa, eravamo in sei, ma io, questa ragazza nuova e la mia ex amante, e poi siamo andati via e lì è stato un disastro perché siamo venuti in campagna con questa fanciulla e Vabbè. poi lei mi ha tradito tutte le maniere possibili e immaginabili fino a che la storia è esplosa. Però lì non c'era reciprocità, cioè lei mi diceva: "Guarda, vado un attimo in paese", non tornava più, tornava dopo un giorno e mezzo. Io tra l'altro avevo anche paura che gli fosse successo qualche cosa, no? Mentre nell'altra storia c'era un avviso preventivo. Esatto, ma infatti forse la difficoltà è proprio questa, non so se poi Amei è d'accordo con me, cioè l'equilibrio è veramente molto molto delicato, no? Quando si parla di relazioni che hanno un'altra formula al di là di quella di due persone che stanno insieme. Punto, è sempre un po', ci fa sempre un po' tremare, no? Io non potrei mai condividere il mio partner con qualcuno o la mia partner con qualcuno. E questa è la risposta alla quale tendenzialmente si è abituati. L'altra formula automaticamente diventa il tradimento. Quindi credo che quello che cambi principalmente sia il rapporto con il possesso nel poliamore. Se noi siamo in una coppia a due, c'è un'appartenenza molto forte. Forte, c'è un senso di quella persona è mia. Quindi chiunque poi esce da quel contratto, no, palese, in silenzio, mette in atto un tradimento che implica ovviamente il segreto e il non accordo reciproco. E quindi c'è una ferita, un venire meno del patto di coppia. Nel poliamore non c'è un venire meno nel patto di coppia, perché appunto è consensuale, c'è si palesa, come dicevi anche tu Ameia prima, è dichiarato che ci sarà questa apertura, che poi vediamo, può essere a due vie, a una via, ma c'è un'apertura, è palesato, e forse ha a che fare con un amore che ha un senso più ampio, no? Che non è unicamente legata al possesso, ma proprio al fatto di vorrei che tu stessi bene, qualsiasi cosa esso voglia dire. Però scusate, io vi inviterei a tutte e due a fate degli esempi, cioè voi conoscete delle coppie che vivono bene in rapporti multipli, oppure conoscete gente che vive dei drammi allucinanti a causa di queste storie? Perché io vorrei sapere che, cioè, sono, diciamo, rari come diamanti queste coppie che hanno trovato l'equilibrio, oppure ad ogni angolo di strada se ne trova una coppia che sono in quattro. No, né l'uno né l'altro nella mia casistica, Jacopo. Io ho pazienti che praticano, hanno provato ad aprire la coppia in senso poliamoroso, ma come dicevi tu, può essere che uno in itinere non regga a livello emotivo tutto questo. E entra nel dettaglio del pettegolezzo, cosa è successo in questa coppia? E No, io questo non lo posso fare perché devo dai, su, proteggere, cambi i devo nomi. proteggere i miei pazienti. È Vabbè, successo rischia un po' però, le ecco, storie. le storie sono, però facciamo una casistica, no? Può essere che succeda che una persona decida di si innamori all'esterno della coppia e lo dichiari. Allora, ci sono varie formule. C'è chi si innamora di qualcun altro e non lo dice all'interno della coppia, porta avanti una relazione parallela. Perché questo accade? Perché quando io mi sposo e faccio famiglia, ho delle priorità e ho degli ideali che in itinere in 20-30 anni possono cambiare e quindi io inizio ad avere altre esigenze. Ma se io comunicassi queste esigenze dentro alla coppia, ho paura o so già che il mio partner non potrebbe mai tollerarlo. Quindi porto avanti con una grande angoscia, con un grande tormento, questa doppia vita. Poi qualcuno si separa e si ricostruisce anche lì, no? Si allargano queste formule. Chi invece decide di comunicarlo all'interno della coppia e l'amore
provato, dice: io giovedì vado a trovare Paolo e starò con lui tutto il pomeriggio. Il marito o il compagno decide di accettare questo per amore, per mantenere saldo il sistema. Io ricordo che il mio sguardo è sempre sistemico su queste dinamiche, no? Paolo e Maria si incontrano, Luigi sta a casa, sembra consenziente, poi a un certo punto si ritira da questa convenzione perché non regge a livello emotivo e fa un passo indietro. O viceversa, Maria accetta che Luigi si incontri con Stefania e poi dopo un po' dice: io non riesco più, non mi ci ritrovo più, non era quello che volevo. Questo è quello che io ho ascoltato. C'è da dire che la formula del poliamore si sta molto diffondendo nelle coppie giovanissime, per cui, tra l'altro, io prima di affrontare questa live ho una deformazione professionale come ricercatrice. E quindi sono andata a leggermi le ricerche, no? Perché a me interessa da un punto di vista psicologico l'impatto che questo può avere sulla psiche e le motivazioni che spingono. Ma le ricerche sono molto recenti, quindi io chiedo scusa alla comunità poliamorosa se quello che diremo questa sera non è la sede per un trattato scientifico, può suonare un po' approssimativo, perché le ricerche comunque sono molto recenti, 15 Ma anni infatti fa. sarebbe bello per questo avere dei commenti, no? E delle esperienze, magari anche in forma così Esatto. inventate che lo raccontate per qualcun altro. Però Però. io, Ilaria, ho fatto proprio una riflessione in chiave sistemica del perché uno allarga, anche in chiave psicologica, no? La propria coppia. E sono solo supposizioni tutte da verificare. Cerco invece che un genitore due. Cerco la tutela di due figure, tipo proprio di protezione dentro a questa triade, se di triade si tratta, non lo so, sono solo supposizioni. Oppure dentro al mio sistema d'origine c'è stato un tradimento che ha causato molto dolore, quindi io, ragazza giovane, voglio invece portare dentro al mio sistema un nuovo sguardo e includere questa apertura, rendendola palese invece che nascosta, no? Disseppellendo tutti quei segreti che mi hanno preceduto, ma questo è un linguaggio sistemico, e voglio portare dentro, autorizzare nel mio sistema questa apertura. Questa è un'altra supposizione. Quindi c'era Doris che voleva intervenire, non Infatti, so per cosa. volevo Sì, sentire vorrei Doris. farvi cambiare il punto di vista. Cioè, sì, può essere poliamore anche quello il fatto dell'amante che sa che vai col marito. Cioè, voi la state guardando dalla parte del marito o della moglie che condivide, però a volte ci possono essere anche degli amanti o più amanti, e il poliamore No, diventa no, con Doris. l'amante. No, no, La quella è una cosa. differenza Infatti, scusate, infatti Nadia dice: poliamore è uguale a promiscuità? Questo rientra nella promiscuità. Mentre invece Thomas ci dice: buonasera, l'Antico Testamento è pieno di questi esempi di Verissimo. poliamore. E qua nel link, nei commenti, ho messo il link al libro di Jacopo, che cade proprio a fagiolo perché è la Bibbia censurata, anche se non penso che la censura sia dedicata a questo. Mentre invece c'è un commento molto bello di Nadia che dice: lo scambismo di colori. È poetica questa cosa, lo scambismo di colori. E invece diventa interessante quello che si può pensare cambiando il punto di vista. Cioè, cos'è effettivamente l'amore? No, Questo aspetta, alla perché base qua l'avete. si rischia di fare un minestrone pazzesco. Il poliamore non è la poligamia di cui si parla nella Bibbia, dove c'è un uomo con un harem. È un livellamento in orizzontale di tutti i partecipanti alle interazioni. Tutti sanno tutto.
E non è una condivisione solo sessuale. Nella coppia dello scambismo, anche qui dalla mia ricerca era emerso che chi voleva portare qualcuno dentro la coppia era mosso da un controllo sull'altro. Io ho talmente paura di essere tradita o tradito che acconsento il controllo su di te dettando io le leggi. Tu puoi andare a fare sesso con lui, ma devi amare solo me. Il poliamore non è questo. E quindi non vi vedo più, non so se sto parlando da sola. No, noi ti vediamo e ti sentiamo, non so come mai tu quindi, non ci vedi. Dobbiamo mantenere, cioè la coppia aperta è una coppia che si dichiara, come diceva Jacopo prima, noi apriremo all'esterno, poi finisce là. Mentre invece il poliamore è una frequentazione, è una condivisione costante all'interno della coppia, non mescoliamo. Lo scambismo è un'altra cosa ancora, dove viene scissa la parte affettiva da quella sessuale. Ti ci porto io nel club privé, così io vedo, anzi faccio da regista, così ho il controllo su di te. Quindi per assurdo le coppie scambiste hanno un controllo ancora maggiore sull'altro, che in apparenza sembra di no. Io ho avuto, sempre perché Jacopo è interessato alle storie, tanto tempo fa ho incontrato questa storia di una donna che era talmente possessiva nei confronti del suo compagno che sceglieva per lui delle donne che potevano piacergli, lo accompagnava a queste interazioni sessuali, stava lì e guardava, quando aveva finito lo riportava a casa. Questo è l'estremo, no? Del controllo sull'altro. Non ho un dolore talmente grande, ho così tanta paura che tu mi tradisci che faccio io la regia. Almeno acquisisco il controllo. Ma esatto. Infatti io per questo prima, quando parlavo del poliamore, ho sottolineato che ha a che fare forse con un concetto di amore diverso, che è una sorta di generosità, è una sorta di attenzione alla felicità dell'altro, non ha a che fare con la sessualità, ma comprendo bene perché sia facilmente confondibile la cosa, no? È una libertà reciproca, è una libertà di amare persone in contemporanea, no? Di provare, esatto, di riconoscersi il diritto a me e a te di amare più persone in contemporanea. Che questo sia facile, non credo. Che questo possa essere mantenuto nel lungo periodo, non abbiamo studi longitudinali perché sono pratiche recenti. Ora, o comunque se ci sono sotterranee, no? Sono silenziose. Quindi è difficile avere dei dati. Basta che cerchiate su internet poliamore, comunità, poi sono più diffusi in altri paesi. In Australia è molto frequente. Ilaria, ma tu hai delle esperienze ad di storie? Scusami Jacopo, non ti ho sentito. Hai delle esperienze di storie, cioè persone che tu hai incontrato nella tua vita terapeutica? Di storie ce ne sono tantissime e molto diverse. Quello che accade è che si confonde molto facilmente la sessualità con l'affetto. Allora, come diceva anche Ameya, una cosa è la coppia aperta sessualmente, quindi viviamo solo la parte sessuale con altre persone, ma il patto, il sodalizio affettivo, siamo solo io e te due. Poi condividiamo la parte sessuale con altri, ma torniamo a casa io e te. Quindi è solo un aspetto che comunque non ci mette a rischio, perché appunto noi siamo la coppia e condividiamo solo una parte della nostra vita di coppia con gli altri, anche in maniera occasionale, e comunque è palesata, non è segreta. Un'altra cosa è condividere l'affetto, che è quello tipico poi del poliamore. Non ha a che fare con la sessualità, ma con il sentimento. Non per forza ci deve essere. No? È anche è forte la componente della intimità. Esatto, l'intimità intesa come fiducia. Esatto, viene come legame. Esatto, viene condivisa e distribuita tra più figure all'interno della coppia. Poi esatto, c'è un nucleo magari più forte, l'altra persona che si inserisce, formule a T. Ci sono davvero tantissime configurazioni,
ma quello che, e tra l'altro non è vero che lì non esiste il tradimento, perché a un certo punto un partecipante a questa configurazione può decidere di viversi qualcosa all'oscuro tradendo, no? E quindi non è Ma esente quello da diventa un dolore. tradimento, no? Come giustamente dicevi tu, diventa un tradimento, mentre invece nella coppia poliamorosa è come se ci fosse la legittimità verso un'altra persona o un'altra coppia. Tant'è vero che la formazione più, diciamo, più comune o è a V o è a N, no? Quindi No, che no, vuol adesso, dire? via N, che cosa vuol dire? A T, a via N, ma che, come cazzo parlate? Io non ho mai Che vuol sentito. dire a V? Che vuol dire a V? Vuol dire che ci sta un partner, no? Che ha due figure di riferimento affettive molto forti, affettive e anche sessuali, ma non per forza. Ma sicuramente sente amore, un sentimento di amore, di appartenenza, di legame, di fiducia per due persone. Nel momento in cui, e tutti e tre lo sanno, non c'è l'essere all'oscuro. Quando prima Doris ha parlato dell'amante, no, quello è diverso, Non perché c'è il nome amante nella coppia poliamorosa, non non esiste. esiste. E infatti, c'è C'è tutta comunque. anche una nuova, no? Una nuova terminologia. Tra l'altro, vediamo anche, non so, il libro di Michela Murgia, c'è una rivoluzione in atto sulla, non so, sul lessico, no? Sociale che si usa per la donna. Queste nuove configurazioni vengono denominate con nomi diversi. C'è tutta una nuova distribuzione dell'identità, no? Anche all'interno il cisgender e il non binary. Ci sono davvero tantissime. Ci sono magari sempre state, ma adesso questi argomenti acquisiscono dignità culturale, no? E questa è una cosa, è un fenomeno che noi psicologi dobbiamo osservare, non possiamo Come mai secondo ignorarlo. te, Ameya, in Italia, diciamo, il fenomeno, chiamiamolo così, c'è, però non è poi così ancora noto e frequente rispetto ad altri paesi. Ad esempio, in Australia è proprio, fa parte della loro comunità e la loro società avere famiglie allargati, compresenti nella stessa casa. Come mai secondo te noi siamo sempre un po', È diciamo, un fatto esclusi? culturale, Ilaria. Abbiamo il Vaticano, non può la Chiesa mollare il controllo sulla famiglia nucleare. E questo lo dobbiamo dire, diventa poi un discorso politico, però da un punto di vista anche culturale non può essere così sdoganato con questa nonchalance, no? Ci vorrà molto tempo, anche se sono stati fatti passi da gigante, però insomma la Chiesa, che ci piaccia o no, ha sempre avuto un forte controllo sulle forme, sulle configurazioni sessuali, no? Sulla vita sessuale degli individui. Che io non sia d'accordo come persona e come psicologa, io rilevo che i condizionamenti religiosi fanno davvero tantissimo, hanno un peso enorme Io e vorrei quindi si dire vivono. una cosa a proposito del concetto di naturalità, che secondo me bisogna sempre tenere presente. Questo non vuole essere censorio rispetto a nessuno, però andiamo a vedere i nostri più vicini parenti, i bonobo, che sono delle specie di scimpanzé pacifici e poliamorosi. Lì, ad esempio, non esiste, esistono L'aggressività. delle coppie privilegiate, diciamo, dei legami più forti, ma poi esiste una promiscuità totale sia tra maschi e maschine, femmine e femmine, maschi e femmine, a livello tale per cui se il gruppo viene attaccato, i piccoli saltano in braccio non del padre o della madre, ma del primo adulto vicino, maschio o femmina che sia, cioè c'è una condivisione sociale che è proprio cementata da questa sessualità, come posso dire, diffusa. Se noi andiamo a vedere le popolazioni più primitive, quelle, diciamo, matriarcali, abbiamo delle situazioni in cui questa promiscuità, viene vissuta, regolamentata in tantissime maniere. Si va dai tibetani, che poi sono una popolazione patriarcale con forti caratteri matriarcali, ma non sono matriarcali, in cui una donna sposa, può sposare tutti i fratelli di una famiglia, ma non può sposare gente al di fuori di questa famiglia, alle isole della Micronesia,
dove ci sono delle migrazioni enormi di maschi giovani e baldi che attraversano delle distanze nell'oceano spaventose per arrivare nelle isole dove matura una certa pianta. In quel periodo lì, in quell'isola, c'è per 10 giorni c'è da mangiare per tutti, per cui arrivano da tutte le isole intorno e le donne ospitano tutti questi maschi. Le femmine sono preziose, per cui non vengono messe a repentaglio di viaggiare, ma sono i maschi a viaggiare e togliere peso alla loro isola perché sono bocche da sfamare che per un paio di mesi non ci sono perché se ne vanno in giro per l'oceano, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo tantissime varianti. È chiaro che se uno nasce in quel tipo di cultura, accetta che la sua fidanzata, la sua moglie, una volta all'anno per 10 giorni faccia sesso con decine di ospiti dalle isole vicine. Per noi è più difficile, anche se è chiaro, soltanto una persona disinformata può sostenere che la poligamia o il poliamore o l'omosessualità siano delle malattie, perché appunto i bonobo ci dimostrano il contrario. Però i condizionamenti che io ho avuto, la mia storia, fa sì che io no, non gradisca avere rapporti con altri maschi. Mi fa impressione, sarebbe una violenza a me stesso, così come ho provato nel bene e nel male le esperienze poligame o poliamorose, però non, veramente penso che è talmente complesso avere una storia che dura nel tempo con una persona che già se diventano due è un bordello. Ma io credo che uno deve trovare la formula, diciamo, in cui è a proprio agio, ma anche sapere che tutte le altre sono comunque lecite, no? Credo che il grande pregio dell'emergere di tutte queste modalità diverse sia proprio il mettere in discussione che esista un unico modo giusto di amare, che viene considerato giusto, mentre gli altri sono sbagliati. Esiste il modo che appartiene a noi, non O quello esiste che mi sicuramente. muove, Ilaria, perché io cerco due partner invece che uno, perché io ho bisogno del contrario, cioè io ho una forte deformazione professionale, no? Per cui non è una questione di giudizio, è una questione di andare insieme a vedere il perché una persona ha bisogno anche di, ecco, Jacopo cercava le storie, non è infrequente che una ragazza abbia tantissimi fidanzati o amanti o storie. E questo culturalmente prima non, no, era Non fortemente era. giudicato. E questo accade, ma c'è una motivazione. Perché una ragazza ha bisogno di specchiarsi negli occhi di più uomini? O viceversa, perché un uomo doveva essere un collezionista di storie segrete, no? Sto dicendo quello. E il poliamore è forse un tentativo di riportare alla luce delle storie che sono, no? Scorrevano in maniera carsica nei sistemi, in maniera segreta. Comunque, se siete interessati al poliamore, c'è il sito di poliamore.org, c'è Poliamore Italia e ogni paese ha una sua comunità e quindi non è una comunità molto numerosa, davvero possiamo chiamarla come una cultura più di nicchia, non lo so, però Certo. insomma, sono forme che stanno sperimentando. Prima Doris aveva nominato un sito. Doris, fatti Sì, sentire. nel sito del Poliamore dicono che loro sono adesso 1.000 persone circa. Però solo l'anno scorso erano la metà, per cui Certo. è una cosa in evoluzione e Certo. in più propongono di incontrarsi un po' per riconoscersi, per farsi capire. Infatti dice, poliamore in Italia, una comunità poliamorosa in Italia esiste, rintracciamola insieme. Poi anche qua dicono che ci sono degli incontri in decine di città. Secondo me, più che altro, forse vogliono capire che ci sono altre persone nella loro situazione e non sentirsi o in difetto o una nicchia, come può essere un altro tipo di amore che non è riconosciuto.
Può essere sì. questo? Il fatto che ti stanno cercando per magari confrontarsi. Allora, siccome stiamo, come dicevo prima, vivendo proprio una rivoluzione a livello di inclusione, a me non piace trattare, non so, no, delle tribù di persone separate dal resto. Questo è, non, loro sono così, i poliamorosi sono così. Poliamore è un fenomeno relazionale, è in evoluzione, esiste come esistono i tradimenti a bizzeffe, come esistono le coppie clandestine a bizzeffe, e dire noi loro così, noi cosa, creare questa separazione, dobbiamo stare molto attenti a usare un linguaggio inclusivo, perché l'inclusione parte dalle parole. Non so cosa ne pensi, Ilaria. No, io sono pienamente d'accordo, anche perché se iniziamo a fare queste noi loro, che diventano no. dei gruppi, si scatena inevitabilmente un rivendicare chi è quello giusto, chi è quello sbagliato, chi funziona meglio, chi funziona peggio, e così la conoscenza va a farsi benedire, diciamo, no? Quindi veramente l'invito per chi è interessato e curioso nel sapere come l'amore può prendere tante forme diverse, e prima di tutto astenere il giudizio o queste dinamiche di però loro sono così e però noi siamo quelli, perché quello non permette lo scambio, non permette la conoscenza. Poi se uno lo vuole fare bene, se non lo vuole fare bene lo stesso. Certo, ci sono delle, noi possiamo, no, riconoscerci di più in alcune pratiche e in altre esatto. no, però c'è davvero un linguaggio che separa, crea davvero una ghettizzazione, che non è questo il caso, no? Come psicologi noi rileviamo dei fenomeni e cerchiamo di dargli un'interpretazione socioculturale e individuale nell'individuo, certo. perché parlare di tradimento così, no? Cioè che è molto banalizzante. Perché una persona sente a un certo punto il bisogno nella sua vita di avere esperienze diverse? Quale parte di me viene attratta o ho bisogno di appagare, no? Cioè non, lo psicologo non potrebbe mai giudicare questo, perché altrimenti, cioè semplicemente la persona ha delle ombre, no? Jung direbbe, no? Viviamo la nostra ombra, e nella nostra ombra c'è un po' tutto. Poi che io per mia storia personale non sia mai inciampata in un certo tipo di esperienza, e altri sì, è perché nella storia personale di ognuno c'è una motivazione. Certo, ma diciamo che questa parola sta ritornando stasera, no? Tradimento. Però io continuo a sentirla stonata, non ha molto a che fare con le varie forme che adesso stiamo, no? Stiamo un po' sondando. Sicuramente io credo che ritorni nell'immaginario delle persone, perché come giustamente dicevi tu prima, dobbiamo sempre vedere dove siamo. Noi siamo in Italia, dove esiste un'unica forma consentita, che è quella di due persone che si sposano e si uniscono in matrimonio. Questa è l'unica vera forma consentita e condivisa da tutti. Poi ufficialmente. Cosa? Ufficialmente. Ufficialmente. Poi già da là ci si è scostati, lode a Dio, e si è aperto l'orizzonte verso quelle che sono le coppie di fatto, le convivenze, al di là dell'appartenenza al genere sessuale. Ma dobbiamo vedere da dove partiamo, perché sennò forse non riusciamo a comprendere la difficoltà di comprensione di altre modalità. Noi siamo in un paese che è un po' chiuso da questo punto di vista. Come giustamente dicevi tu, la religione c'ha il suo peso, è un'enorme risorsa sotto vari punti di vista, lungi da me dire il contrario, però per altre può creare un po' di difficoltà nell'accogliere le diversità, le varie forme. E quindi, come dicevamo prima, nelle coppie aperte, nello scambismo, nel poliamoroso, non c'è tradimento, perché c'è l'essere palesi.
No, io ho bisogno di questo, facciamo questo. In che maniera lo facciamo? Condividendo il nostro letto, condividendo il nostro cuore, condividendo la nostra famiglia. E quindi diventa una coppia che entra nella nostra coppia e quindi ci si allarga e ci prendiamo cura l'uni degli altri, con o senza scambio sessuale. E diventa veramente un senso di amore allargato, quasi come se diventasse appunto una sorta di tribù. Sì, io però continuo a dire questa cosa qui funziona, ma forse fra qualche decennio, perché per quello io volevo chiedere se voi avevate delle esperienze, dei racconti, perché io ripeto, quello che vedo io è gente che è nel disastro. Allora, i ci stanno facendo l'esempio di Pupo che ha due mogli ufficiali. Assolutamente, quello, è vero. No, però quello non è poliamore, è un one man, one cock in inglese si direbbe, cioè un gallo nel pollaio. Molto spesso io ho visto configurazioni in questo modo: l'uomo può avere l'harem, ma non è altrettanto legalizzato, legittimato che la donna porti più mariti dentro la coppia. Attenzione, perché quello non è nulla di nuovo, Pupo. Pupo non è un poliamore, ha due donne adoranti, consenzienti, che per non perderlo dicono di sì, perché questo è un aspetto, quando volevo dirti, Jacopo, un aspetto, no? Che è da tenere presente, che molto spesso l'esigenza nasce in una delle due persone di aprire la coppia e l'altro, per paura che l'altro se ne vada, acconsente, ma non è quello che sente davvero. Questo io l'ho visto accadere in molti miei pazienti, no? La fantasia, realizzare la fantasia di uno dei due, per cui l'altro, per compiacere, dice sì che non avrebbe voluto dire, e lì comincia davvero il malessere e arrivano in terapia. Certo, ma infatti questo è verissimo. Noi adesso non lo sappiamo qual è realmente la condizione della qualità della vita di coppia di Pupo, lo voglio dire, perché sennò cadiamo in difficoltà, ma effettivamente noi non lo sappiamo se le due donne di Pupo sono felici e tra di loro si vogliono bene, oppure se una delle due è più risentita. Sicuramente, perché ci possa essere poliamore, ci deve essere un affetto condiviso e un patto di lealtà, come se ci fosse, tra tutti quanti i membri. Nessuno si deve sentire che sta facendo un sacrificio, diciamo, per capirci in maniera semplice. Avrebbero le stesse opportunità anche le mogli di Pupo? Io non lo so, però nella cultura musulmana è sdoganato che un uomo può avere fino a 5 mogli, ma quello non è poliamore. Ci deve essere una condizione di equità, no? Di legittimità e di tutti i componenti, perché altrimenti no, andiamo in altre forme che sono ugualmente esistenti. Ma okay, non occorre confondere davvero, perché dicendo che il potere è equilibrato tra i vari appartenenti al poliamore, mentre invece nella forma appunto, come stavi dicendo prima, no, quella più comune che noi conosciamo delle tanti mogli, no, nelle realtà musulmane, non c'è un potere condiviso, non è equo, cioè una persona che detiene il potere e tutte le altre si diciamo fanno da sudditi, come vogliamo dire? Non lo so, in ogni caso non c'è una equità di diritti. Non c'è equità. Assolutamente. No, non so se avete visto il bellissimo film Lanterne Rosse, dove c'erano le concubine, è un film cinese, mi sembra, molto interessante. E lui decideva di mettere la lanterna fuori dalla casa delle concubine, e le concubine erano consenzienti. Questo è sempre esistito. Il discorso del poliamore è molto più profondo, a livello teorico, filosofico, esistenziale. Poi che possa essere portato avanti, Jacopo, è troppo presto per avere ricerche. Io riporto sempre sul piano scientifico, perché secondo me quando abbiamo interrogato 100 persone che lo fanno con dei costrutti, andiamo a verificare, allora lì possiamo dare, altrimenti rimaniamo nel secondo me va bene, non va bene, che non è lo scopo della persona comune
per strada, ma non è lo scopo dello No, ma io psicologo. non voglio dire che va bene o non va bene, lungi da me. Io voglio solo sottolineare che esiste una grande difficoltà per cui, secondo me, e sono tantissimi i casi nei quali, scusate, c'è una sofferenza da parte di una o più persone perché si trovano a vivere qualche cosa che magari teoricamente le convince. Ma nella pratica poi è dolore, è sangue, è sudore. Certo, è molto difficile condividere il proprio partner, condividere la propria intimità, le proprie fragilità. Questo è verissimo. A meno che non ci sia appunto in ballo un gioco di ruoli proiettivo a livello profondo, dove il partner non mi rappresenta, questo anche nelle coppie tradizionali, non mi rappresenta un uomo o una donna, ma io proietto una figura genitoriale che non ho avuto, replico un copione che c'era nel mio sistema. Quindi è molto affascinante, più ti avvicini, no, all'interpretazione di queste nuove formule, più come un caleidoscopio. Si frantuma l'immagine, no? Per cui noi possiamo solo osservare il caleidoscopio al momento. Doris, Però c'avevi una domanda? sì, Penelope fa un commento, dice, scusate, mi è scappata. Francesco, il poliamore è un'utopia, stanno arrivando tutti i commenti, il poliamore è un'utopia come il comunismo, alla fine fallisce perché trovi sempre quello che fa il furbo, se ne approfitta. Mentre invece Penelope ci dice, penso che esisterebbero molte più persone poliamorose. Aiuto, mi stanno scappando i commenti perché arrivano uno dopo l'altro. Poliamorose se le persone si sentissero uniche e fossero consapevoli che ognuno di noi ama in modo speciale e nessuno può essere sostituito o cambiato con qualcosa di uguale. Spesso le persone hanno paura di assomigliare al valore di un'altra persona nella vita dell'altro e vogliono essere importanti fino ad occupare totalmente il cuore di un altro. In pratica ci sta. Continua, è lunghissimo questo, come lo taglio un po'. Penso che il nostro cuore sia grande abbastanza da poter dare e ricevere amore da molte persone. Mi piace molto quello che sta scrivendo questa persona, soprattutto la prima parte, quando dice se tutti noi fossimo consapevoli della nostra unicità e ci apprezzassimo per questo, non ci verrebbe mai il dubbio che potremmo essere mai sostituiti con qualcun altro, perché siamo unici e irripetibili. E questo lo trovo molto bello, a prescindere adesso dal poliamore in generale, proprio come concetto. Io sono unico e sono speciale per questo. Chi mi vuole bene per la mia unicità, non posso essere sostituibile. Però questo va a cozzare con il concetto di esclusività. E quanta sicurezza in me stesso devo avere io per credermi unico, irripetibile e per rinunciare alla mia esclusività nella coppia, no? Perché il mio rapporto con X può essere esclusivo ed è quello probabilmente che reggerà alla lunga, no? Che ognuno di noi intesse rapporti esclusivi perché sono io, perché sei tu. E non io devo essere, perché molto spesso diciamo, io mi occupo di relazioni dalla mattina alla sera, faccio solo quello. E usiamo la relazione come specchio, come conferma, come teatro del mio valore. Quindi, se la relazione a un certo punto prende un'altra conformazione, le mie certezze vacillano. Aspetta, Meia, mi sono persa, non riesco a capire. Tu prima hai detto, sì, però il concetto di unicità cozza con l'esclusività. Sì, cioè io devo rinunciare a essere esclusivo, ci sono solo io, no? Se io dico, vabbè, io per te, Ilaria, so che sono unica, però non sono l'unica, no, non c'è un'esclusività della relazione perché. Esatto, sì, certo. E quindi rinuncio all'esclusività della nostra relazione e tengo legittimo che possano esserci più relazioni, più intrecci in contemporanea. Per
a loro modo, uniche tra di loro. Esatto, ma questo presuppone una grande sicurezza in se stessi, perché se io, come ti dicevo, uso la relazione come conferma del mio ego, del mio valore, e allora non è possibile. Se tu non mi dai tutte le tue attenzioni o guardi Maria o guardi Mario, io no, mi sento mancare la terra sotto i piedi. Mm-hmm. Certo, quindi è veramente un equilibrio molto delicato, e entrano in ballo tantissime variabili, perché sulla carta possiamo fare tutti gli splendidi, ma poi a livello emotivo, no? Tutti i nodi irrisolti delle nostre storie vengono al pettine dentro la relazione, che, come dicevo prima, diventa teatro di conferma del mio valore, rispecchiamento narcisistico. Una relazione. Certo, è molto complicato, no? Per come quello che tu stai dicendo, mi sembra che è veramente complicato riuscire a trovare chi è in grado di stare in una relazione come quella poliamorosa, prendendone tutto, no, il bene senza soffrirne, rimanendo su una visione di mente aperta, di condivisione dell'amore, del bene, senza cadere in quelle lotte che viene anche di dire sono normali, di detenzione del potere, dell'unicità, della compensazione. Quindi, visto che mi manca questo, allora adesso vorrei che tu mi nutrissi in un modo speciale, unico. È molto difficile mettere da parte tutto questo. Se io immagino, forse sono persone molto, veramente molto molto aperte, o molto molto lavorate, super consapevoli di tutte le loro ferite, di quello che portano nella coppia. È questo una sfida poi portata avanti nel terreno dell'onestà, no? Credo che sia un dire ok, queste cose, perché ieri appena abbiamo messo la locandina mi è arrivato un messaggio dicendo: io il poliamore non lo tollererei mai, io lo faccio di nascosto. E okay, quello non è poliamore, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Infatti, lei dice: io lo faccio lo stesso, ma lo faccio di nascosto. Ha detto una grande verità, e questo è. Cioè, la pulsione, no? L'essere attratti da più persone in contemporanea, da una persona ti piace la personalità, nell'altro sei attratto fisicamente. Cioè, siamo multipli. Però, guarda caso, se devo concedermelo io, allora mi faccio tutto un impianto teorico. Se lo vuoi fare tu, siamo in relazione, però tu no, perché dopo io non mi sento sicuro. Bene ragazze, siamo arrivati alla fine, io direi vediamo se ci sono degli altri commenti, però volevo aggiungere una frase rispetto al rapporto tra poliamore e comunismo. C'era un ascoltatore che diceva che è una cosa irrealizzabile come il comunismo. Vorrei precisare che Carlo Marx non pensava alla possibilità di realizzare il comunismo, cioè Carlo Marx e Federico Engels hanno scritto chiaramente nel manifesto del Partito Comunista che l'obiettivo del movimento comunista è arrivare a realizzare il socialismo, che è un gradino al di sotto del comunismo. Il socialismo è a ognuno secondo i propri meriti, secondo le proprie capacità. Sarebbe dovuto passare qualche secolo in questo stadio di giustizia sociale per poi arrivare al comunismo, che ha ciascuno secondo le sue esigenze. Il disastro che hanno fatto tutta una serie di personaggi che hanno cercato di realizzare il comunismo senza la maturità, proprio il nuovo essere umano che doveva praticare questo. Scusate della parentesi teorica, ma mi sembrava giusto chiarirlo che neanche Carlo Marx credeva nel comunismo subito. Quindi anche il poliamore va preso, secondo me, con molta attenzione e prudenza. Doris, c'è qualche altra domanda che vuoi... Silvia dice: forse allora la chiave è usare i rapporti come esercizio personale per sviluppare le proprie potenzialità affettive, cioè la propria libertà di espressione emotiva. Fai una domanda? Sì. Secondo me se uno fa così si fa malissimo. La chiave è usare i rapporti come esercizio personale per sviluppare le proprie potenzialità affettive, cioè la propria libertà di espressione emotiva? No! Allora, guarda, Silvia, no. La parola usare
mi lascia un po' così, però non ti conosco, non ci vediamo, quindi e lo scritto lascia sempre tante interpretazioni. Però se tu scrivi usare, mi fai venire in mente che già non c'è un reale coinvolgimento. Usare un rapporto per, questo è quello che arriva a me. Non ci sei se usi quel rapporto per qualcos'altro, non lo stai vivendo, non ti stai lasciando attraversare dalle emozioni. Poi sicuramente ogni rapporto ci insegna qualche cosa, ogni rapporto è un'occasione ed è un terreno per imparare di qualcosa di noi, questo è indubbio. Però la parola usare mi rimanda a un distacco, non lo so. Sono d'accordo. Invece Silvia dice, aspetta che è scappata, Francesco dice, mi chiedevo se statisticamente i poliamori finiscono con la separazione degli elementi oppure se si stabilizza con una sola coppia che va avanti, cioè lui chiedeva... Non c'è abbastanza letteratura per questo, non c'è abbastanza letteratura, una comunità che annovera 1000 persone in Italia, Poliamore Italia, non lo so, ci sono i profili Instagram, fate l'hashtag Poliamore Italia e chiedete, perché secondo me è tutto in divenire, non possiamo, non ci sono regole, c'è solo un profondo desiderio da un punto di vista psicologico di essere trasparenti, onesti e di essere inclusivi, questo è quello che io ho compreso fino qua, però ripeto, non ci sono sufficienti ricerche, quindi... Lo vedremo tra qualche anno, ci daremo appuntamento, andremo a vedere. Tu sarai ancora nel fiore, io ormai sarò in giardino a coltivare le rose. Perché... Ma dai, ma quando mai? Assolutamente. Bene, allora vi ringrazio. Per questa serata, sto dicendo agli ascoltatori, e ricordo che questa è la 23esima puntata di Salotto Psicologico, c'è una pagina Facebook che si chiama Salotto Psicologico, dove tra l'altro ci sono una serie di puntate nelle quali siamo occupati di gelosia, di meccanismi di coppia e anche di additivi internet alla sessualità, quindi tutti argomenti che sono laterali. Ricordo anche che insieme a Ilaria abbiamo realizzato un corso intitolato I misteri dell'amore, grazie anche al contributo di quattro grandissimi specializzati nelle relazioni, e abbiamo cercato di spiegare alcuni meccanismi che disgraziatamente non ci hanno insegnato a scuola e che possono capire quali sono le modalità che distruggono una relazione e quali invece quelle, i modi per farla progredire, fiorire, sbocciare, eccetera, eccetera. E soprattutto che cos'è che ci fa innamorare? Bene, grazie dell'aggiunta. Ameia, grazie anche per questa sera. Grazie, grazie a tutti, grazie Doris, grazie a tutti. Orlando ci sta dicendo che si è divertito tantissimo stasera. Oh, grazie Orlando, ci fa molto piacere. Jacopo, rimettiti presto. Esatto. Sì, guarda, adesso mi devo piare un pillolone antidolorifico al volo. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Buonanotte.